Per la cosmetica fai da te ed i saponi che faccio in casa, spesso ho bisogno di ottimi integratori. E cosa è migliore dell'estratto di polvere di rosa canina? Durante le passeggiate invernali nei campi e boschi mi imbatto spesso in fitti cespugli spinosi, ricche di bacche rosse. E sono proprio queste bacche, ricche di vitamine C, ottime per la nostra pelle. Bene, ne ho raccolte alcune, naturalmente belle, mature e grandi, come faceva la bisnonna. Le spezzetto e lascio essiccare a temperatura ambiente per circa 7 giorni, fino a quando la polpa delle bacche è bella secca. Una volta ben essiccate, divido la polpa dai noccioli interni, ovvero i semi. Adesso posso procedere nel rendere la polpa a farina finissima. A differenza della bisnonna che usava il mortaio, io metto il tutto comodamente in macinino. E macino fino ad ottenere un pulviscolo. Dopo pochi minuti, ecco il risultato. La farina è fine abbastanza per essere conservata. Ripongo la polvere di rosa canina in un semplice vasetto di vetro, ben sterilizzato prima. Oppure in un recipiente, sempre di vetro, munito di coperchio. Chiudo ermeticamente il vasetto di vetro e conservo a temperatura ambiente in un luogo buio. L'estratto adesso è pronto per fare creme antirughe ed antinvecchiamento, oppure come integratore nei saponi solidi ma soprattutto liquidi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale ed attiva la campanellina così da rimanere sempre aggiornato. Ciao da Ricette Fai da Te!